Salve a tutti voi Gunpla Builders da Dito Range. Quest'oggi facciamo l'unboxing di un kit attuale di Gundam Build Hypers Surprise. Oggi facciamo l'unboxing del Gundam Double Zero Sky Moebius. Prima di cominciare con l'unboxing voglio solamente dirvi un attimino un paio di cose veramente molto rapide, un po' in pratica su questo mod kit qua che ho comprato e perché sto facendo l'unboxing, visto che in passato avevo già fatto la review praticamente un modello simile che praticamente è Gundam Double Zero Sky in pratica e perché sto facendo praticamente l'unboxing di lui, che è praticamente questa cosa. Allora, rispondendo alla primissima domanda, è perché in pratica su perché ci ho portato l'unboxing sul mio canale, perché nonostante quanto avevo fatto la recensione in passato, è perché vi dico una cosa: non avevo fatto l'unboxing, voglio dire, e un pochino mi è dispiaciuto tutto quello che avevo portato, perché avevo anche un po' dei miei impegni qua a quei tempi, e un pochino mi è dispiaciuto. Quindi diciamo che questo unboxing qui ve lo porto anche un po' come riparazione, un po' tutto qua in pratica, soprattutto perché vabbè, la stessa cosa, se è un pochino anche un po' pochino per farmi perdonare tutto qua, e poi perché l'ho comprato, voglio dire, perché divido una cosa, inizialmente non ero molto convinto, però mi ha anche un po' poi convinto, specialmente anche perché poi ha dei fantastici effetti speciali che veramente che non erano inclusi nel kit normale del Double Zero Sky in pratica, e che forse dovrebbe anche essere compatibile anche con l'altro Gundam Double Zero Sky in pratica, tutto qua in pratica. E poi mi piace anche questa colorazione qui bianca e blu, ovviamente che è uscita anche per me a convincermi, tutto qua in pratica, per rispondere alle vostre domande. Che spero che adesso ne siate contenti, perché alcuni di voi mi hanno chiesto anche un po' in privato tutto qua in pratica, invece di scriverlo tra i commenti come sempre succede questo problemaccio. Vabbè ragazzi, guardiamo per questo mini punto di spiegazione, ma purtroppo a volte le devo anche dare un po' d'obbligo, voglio dire perché a volte alcuni di voi che lo so che non mi seguono sugli altri social, e quindi per questo motivo sono costretto a dare queste spiegazioni qua. E detto questo, cominciamo subitissimo analizzando la scatolina. Quindi cominciamo subito analizzando la scatola. Qui troviamo la scritta HG Build Divers, e qui logo 6 di Gundam Build Hypers Rise, qua su questo sfondo qui di questa box art qui, che è veramente molto carina. Qui in pratica troviamo il nostro Gundam Double Zero Sky Moebius intento a sparare con tutte le sue fantastiche armamentarie, e tra l'altro ha anche attivato una sua modalità Transform Infinity, vuol dire, e tra l'altro anche il loro sfondo da box art è veramente molto carino, si fa principalmente all'ultimo episodio in pratica, come io di quando Alus invade il CBN in pratica, che comunque sia veramente molto carino, anche se personalmente preferisco vederlo in un'immagine un po' spaziale, poi in pratica tutto qua come sfondo è una mia preferenza del cavolo. Tutto qua comunque sia carina come scatolina, anche se non penso che sarà da conservare. Comunque sia, poi qui troviamo la scritta Gundam Double Zero Sky Moebius, qui un QR code, la scritta Ricus Mobile Suit, il logo in blu Bandai, e qui la data di fabbricazione che è Bandai Spirits 2020 made in Japan. In questo primo lato lungo della scatola gigante qui troviamo il nostro Gundam Double Zero Sky Moebius in action in pratica, con tra l'altro anche una nuovissima arma in pratica, come questa super spada qui in pratica, molto figa grazie ai suoi cannoni extra che possiede, per anche sempre infatti che del Transforming Infinity, che devo dire che sono già molto belli anche già così a prima vista in pratica, per cui che trovo in altre pose in pratica veramente molto belle in pratica, e anche qui con altri suoi effetti in pratica che sono famosissimi in pratica, grazie a quelle cose che hanno un po' un nome complicatissimo che scusatemi non mi ricordo più in pratica, e qui troviamo altre informazioni poi in pratica sui armamentari, un po' in pratica su come si muovono, più qui troviamo anche un po' un display o vabbè una line up con altri modelli collezionabili in pratica della Sai, che io principalmente li ho già quasi tutti e tre questi fantastici modellini nei due lati cotti della scatola qui, e qui troviamo l'immagine in rispetto della box art con i vari log di HG Build Divers Air, di Gundam Build Divers Rise, più anche qui il Gundam Info che stranamente qui compare, vabbè la scritta Gundam Double Zero Sky Moebius, e qui il numero progressivo numero 039 che ci indica che questo è il 39esimo kit tratto dalla serie di Gundam Build Divers Rise. In quest'altro lato lungo della scatola troviamo un front view un review sul nostro Gundam Double Zero Sky Moebius, qui troviamo anche una mini biografia in pratica con i sottotitoli in inglese, più anche un introduction al mondo di Gundam Build Divers Rise, e null'altro di più perché non c'è il pezzo in yen. Vabbè ragazzi, a questo punto qua adesso vediamo subitissimo cosa c'è all'interno della scatola. Allora, qui troviamo il manuale di istruzione, come sempre posiziono qua ben di sopra, e poi troviamo ben credo 6 pacchetti omosi. Allora il primo è quello qua, dunque sono tutto un termine quasi tre panne in pratica, wow, questa qui in nero, una multicolor e le decals. Secondo pacchetto con altre tre panne, un'altra nera, una bianca e una verde trasparente.
poi qui ci sono gli effetti speciali, ragazzi, guardate qui che figata, bellissimo. Quelli li passiamo dopo. E poi in questi altri due, che sono ancora due, allora qui ci sono queste parti qui in nero, carine, che sono beh, uguali. Poi qui ci sono Polyclaps e dei effetti speciali. Poi c'è ancora un'ultima con queste altre parti qui in blu. Wow, davvero tantissima sto giro. Vabbè ragazzi, dopo questo punto qua vediamo poi bene più le dettagli di tutta la vanna di questo modello. La prima vanna è la vanna A, questa vanna qua a double column, o meglio più incentrica, ben due colori in pratica, o meglio questo qui ma trasparente e questo qua un po' in pratica di questo color grigetto, che ho notato fino ad ora subitissimo che principalmente è un riciclo in pratica. Ma attenzione che non semplicemente è di un riciclo che è del vecchio Gundam Double Zero Sky in pratica, no, è un riciclo di un altro kit che è del 2008, che deve essere che del Gundam Double Zero Racer in pratica, tutto qua in pratica, ed è una cosa molto interessante in pratica, beh, da notare in pratica, e mi piace anche moltissimo anche fare un po' queste ricerche qua quando compro questi kit qua, dove comunque si contenute, ma vabbè, le varie pratiche in pratica. Allora qui in trasparente delle pratiche di sicuramente non si vanno a montare, che sono semplicemente i piedi e anche un po' alcune parti della bocca in pratica, beh, ma che non servono principalmente un po' in pratica queste qui in trasparente. Comunque sia carino comunque che le abbiano realizzate così in questo metodo, più altre parti in pratica, forse queste qui si vanno a utilizzare, mentre qui invece per io sono tutte quante parti per l'articolazione, come ad esempio alcune mani alternative in pratica e altre parti un po' per l'articolazione, che credo queste qui si andranno ad utilizzare. In ogni caso non mi ricordo per bene quali si vanno a utilizzare, perché da un po' che non lo monto. Comunque sia, è interessante comunque da farvelo notare tutto qua. Poi c'è la vanna B, questa vanna qua multicolore in pratica, che qui ovviamente tante parti e di vari colori. Allora, principalmente qui sopra ci sono queste parti qui in giallo, le parti per, mi sembrava per il busto in pratica questo modello, qui le altre parti che vanno con poi gli spalloni, con un po' il busto in pratica. Altre parti anche qui per il busto e qui un po' in pratica per gli effetti speciali, un po' in pratica sempre qui anche per le parti delle braccia e anche un po' per delle gambe. Per attenzione, per questa cosa che non avevo detto durante la precedente review, che è del Gundam Double Zero Sky in pratica, che mi è pento in pratica, qua sul busto c'è una cosa molto importante da farvi vedere in pratica, c'è questa mini crepetta qui in bianco in pratica, che vabbè, o meglio questa mini crepetta qui che è volutamente messa in pratica, vabbè, che è un segno di battaglia un po' in pratica, un piccolo danneggiamento che aveva subito il Gundam di Riku in pratica, e quello se lo porta in pratica, e comunque sia è un buon segno che è anche un buon carattere questa piccola crepetta, che ci sta veramente molto bene. Poi c'è la vanna C, questa vanna qui totalmente in bianco, che mi sembra, vabbè, sembra sempre un ciclo che del Gundam Double Zero Sky, sto giro qui dovrebbe essere proprio il suo ciclo e non dello Double Zero Racer. Comunque sia, qui sono contenute, vabbè, le varie parti di articolazioni, di un po' in pratica, vabbè, armatura e per articolazione un po' delle braccia, vedete anche che un po' per alcune parti del gambe, c'è anche il vecchio V-Fin che incorporava il vecchio modello e anche le Beam Saber e altre cosette, ma nulla di che su questo formassi, quindi vabbè, passiamo avanti. Poi c'è la vanna D, un'altra vanna di ciclo, vabbè, sempre da Gundam Double Zero Sky, dove sono contenuto. Allora, l'altra parte per il fucilone, poi il beam rifle, non mi ricordo bene come si chiamava, scusatemi, e anche per la super spada espandibile, in pratica, anche per il cannone, in pratica, e alcune piccolissime parti, un po' di articolazioni, un po' contenute qui, e nulla altro di più, quindi vabbè, passiamo avanti. Poi c'è la vanna E, questa vanna qui con due mini effetti speciali veramente molto fighi, come io questi qui che vanno a comporre, diciamo, delle spade, no? In pratica che va a fare con i suoi fucili, veramente molto fighi in pratica. E tra l'altro una cosa buona è che finalmente queste parti qui sono nuove in pratica, degli effetti speciali, e non sono un ciclo come c'erano principalmente negli altri kit, meno male, almeno qui qualcosa di nuovo c'è. C'è la vanna F, che anche questa qui è un riciclo, sempre del Gundam Double Zero Sky, va con principalmente una piccola parte con la crepa in pratica, che vi avevo fatto vedere un po' prima. E poi ci sono queste due vanne gemelle, o meglio le due vanne G, che anche queste qui sono dei cicli, ma ragazzi, ovviamente bellissime in pratica, sono beh, dei cicli che del Gundam Double Zero Sky in pratica, di una speciale edizione in pratica che vendono in pratica, ma che è molto più bella, come che l'edizione originale erano non gialli, mentre qui invece le hanno resi un po' verdi, comunque sia, secondo me i verdi sono ancora più fighi in pratica. Guardate qui che roba, anche questo effetto qui glitterato, quindi ragazzi, come sapete che la riconosco? Beh, perché vi dico una cosa, perché io principalmente
precedente. Stavo per comprarla con l'edizione speciale del Gundam 00 Sky, in pratica, con i fatti speciali gialli, anni fa quando sono andato a Lucca Comics nel 2018. Però purtroppo per altri motivi non l'ho comprata, tutto qui in pratica. Però avevo visto bene i pezzi e me ne sono ricordato. E qui, come avevo teorizzato fin dal principio, in pratica, qua hanno ripreso principalmente i fatti stessi effetti, me li hanno colorati. E dando questo tocchetto qui, che secondo me è veramente molto fighi, sono queste altre due rane gemelle che sono le rane H, in pratica. Vabbè, due rane praticamente uguali a color blu, quindi queste che mettiamo già fin dal subitissimo via avanti. Comunque sia qui, vabbè, possiamo vedere che ci sono le parti un po' per le gambe, queste qui mi sembrerebbero che dovrebbero essere parti nuove per le braccia, più un nuovo V-fin, in pratica, perché in alcune parti nuove anche i piedi. Sono ancora altre due runner gemelle, in pratica le runner I, in pratica, dove qui sono contenute le nuove parti, in pratica, come i nuovi fuciloni, che è questo fantastico modello, in pratica, che sono molto carini, molto ben fatti, nulla di più. Poi ci sono i polyclips per questo modello qui, che sono veramente tantissimi, in pratica, e sono anche un gigantesco ricirco, tante parti, in pratica, che serviranno per bene per il nostro modellone qui, e secondo me ci stanno anche molto bene. L'unica cosa che non mi piace è che sono come sempre un riciclo, ma la Bandai è solita fare queste cose. Ci sono anche le beam saber per questo modello, meglio queste qui sono le SB6, che sono un riciclo veramente vecchissimo, che dal 2005, vabbè, non c'è nulla di che di soffermarsi, perché sono la lama anche poco cortina e nemmeno la lama lunga. E poi in questo foglietto argentato ci sono le decals per questo modello. Queste qui, in pratica, sono poche ma buone, tutto qua. Anche se un pochino vi faccio anche questa confezione, che mi dispiace che non abbiano incluso una certa dei caschi che avevo visto anche in alcuni materiali promozionali per il Gundam Double Zero Sky, che si andava a mettere su un pezzo dell'ala della spalla, l'arma destra, in pratica. Peccato che la nazione non l'hanno messa, sarà tutto qua, perché sarebbe l'arbuto è un po' più figo. Infine diamo come sempre una rapida analisi e manuale di istruzione di questo modello. Logo a cui sopra troviamo scritta KG Build Divers R, qui logo a seconda Build Divers Rise, il logo del Gundam Info, l'immagine della box art, la scritta Gundam Double Zero Sky Moebius Recus Mobile Suite, mentre qua invece qui troviamo alcune informazioni molto interessanti. Allora, per cominciare qui con i sottotitoli in inglese, in pratica alcune informazioni sul Gundam Double Zero Sky Moebius, con la scritta anche in inglese, anche sul suo pilota Riku, in pratica, e anche sulla sua Force Build Dive. E se escono anche alcuni sottotitoli in inglese che non vi ho da leggere, ma se volete leggere mentre vi video in pausa adesso, mentre poi vedendo poi il memoria dall'altra parte troviamo il solito customize plan, in pratica, dove qui vi c'è un'informazione su qual è stato il materiale che compro per far beccarlo, vabbè, e le varie informazioni sulle varie armi, in pratica, che sono veramente tantissime, in pratica, e sono veramente molto belle, come poi tra l'altro come ho messo anche poi tra l'altro anche poi gli effetti speciali, per esempio per lo Skype Racer o per la leg guard o lash position, eccetera, in pratica, con alcuni sempre con la roa anche un po' scritta, in pratica. Qui tra l'altro anche un po' con informazioni anche sulla Moebius Drive Unit e basta. Vedete qui poi c'è anche un display con altri modelli collezionabili che io già possiedo, effettivamente questi due qui li ho anche già montati, e qui un QR code e una color guide. Mentre poi aprendo il manuale arriviamo principalmente in queste parti qui, in pratica in bianco e nero, in pratica, che ci indicano il montaggio, in pratica. Ma qui c'è una cosa importante, principalmente una lista con tutte le rane di questo modello qui, che comunque sempre vi innovo sempre a soffermarvi anche un attimino, sempre controllo anche bene che c'è in tutte le parti, vuol dire che nulla sia stato perso. Soprattutto qua comunque si trovano con tutte le parti all runners per questo modello, e qui vai consigli sul montaggio, in pratica, come è importante fare attenzione quando non staccare le parti e su non forzare i polix. Mentre poi da qui troviamo in pratica le istruzioni complessive per montare il modello, che partono qua dal busto, in pratica, e fanno montare poi la testa, le braccia e le gambe, e si concludono qua, in pratica, in queste parti qua a colore. Dove qui vedete si fanno gli agganciamenti finali, in pratica, e si vanno a tirare fuori le fantastiche armi, che è questo fantastico modellone, in pratica, e null'altro di più.
Bene, direi che con questo l'unboxing si conclude qui. Adesso mi resta che assemblare il modello e poi far vedere nella review qual sarà il risultato finale. Ovviamente molto come sempre con un montaggio a dettagli che fa una buona pannellina simpatica e beh, vabbè, le solite cose che già sapete quanti voi. Ma adesso nella review, tra l'altro, poi sono anche curioso perché devo fare anche per bene un paio di esperimenti in pratica. E questo è anche importante, metto a comparazione con il Gundam Double Zero Sky. In pratica avevo già montato tutto quello che avevo già gestito in passato, in pratica tutto qua. È anche molto interessante anche vedere se alcuni effetti speciali, meglio quello per il Transam Infinity Verde si sarà compatibile con lui e soprattutto anche un po' in pratica che, o su come sarà in pratica, se sarà proprio del tutto uguale o se vai anche un po' qualcosina, magari forse poi la qualità plastica sarà anche un po' più differente e magari ci saranno altri cambiamenti. In ogni caso vedremo principalmente bene tutto quanto un po' in pratica nella review, in pratica su come proprio sarà in pratica varie differenze, che ovviamente sia molto interessante metterla poi bene a comparazione. E magari se riuscirò nella mia pagina Facebook lo metto anche in qualche posa questo Gundam qui, anche contro il Jupiter Gundam, visto che è una bella battaglia in pratica con questi due fantastici modellini in pratica di Gundam, tutto qua. Vabbè ragazzi, in questo qui siamo alla fine di questo episodio qui di Gundam Reviews. Io vi invito a farvi sapere la vostra su questo fantastico modellino qua e su cosa aspettarsi, ma ovviamente mi aspetto principalmente lo stesso modellino un po' rifatto, tutto qua, magari con qualche migliore almeno si spera e poi si veda tutto qua. E con questo tutto, vi ringrazio come sempre per i miei soliti invito, meglio di quello che se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento e per una piccola condivisione con voi vogliate, ma aiuta a far crescere la vista del mio canale. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, mi raccomando vi state, dove vi trovate foto, whip, montaggio per tutti i miei modelli, ovviamente anche così per album e anche tutte le novità sul mio canale. E se non siete ancora iscritti, iscrivete al mio canale, attivate la campanella, ma non da un parte di tutti i miei notifiche, che sui miei prossimi futuri video dovrò fare sul mio canale dalle Gunplay Reviews, Super Robots Reviews, Super Heroes Reviews, le Transformers Reviews, le Toy Box Reviews, le Cisco Giocattoli e non solo altro, anche dei tanti mini che erano molto interessanti anche per collezionisti. Bene ragazzi, direi con questo proprio tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video, grazie mille per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao da me, dal mio Gundam Double Zero Sky e dell'unboxing del Gundam Double Zero Sky Moebius, e ci vediamo al prossimo video. Un ciao dal vostro The Ranger. Ciao ragazzi!